Ciao a tutti e benvenuti nel primo allenamento cardio e del primo mese dell'allenamento invernale riservato al gruppo Amax. Come abbiamo consigliato, vi consiglio di tenere sgombera la mente da ogni pensiero, quindi lavoro, famiglia, eccetera. Cercare di rilassarvi, stare un attimo in posizione retta, curare molto la respirazione con un rapporto di 1 sta 2, quindi inspiro per 3-4 secondi e espiro per un tempo doppio circa di 7-8 secondi. Cercate di rilassare le spalle, trapezio, collo, cercate di chiudere gli occhi e sentire il peso del proprio corpo sulla sella. State così per un po' di tempo, sempre curando la respirazione, mente libera. Un secondo consiglio che vi do è cercare di memorizzare i lavori che dovrete fare durante il giorno. È molto semplice perché diciamo che il blocco di allenamento si può dividere in tre parti. Prima parte, un riscaldamento che dura circa 10 minuti, molto semplice, che noi chiamiamo smart warm up. Una seconda parte che è il blocco centrale più qualificante, poiché ci sono tutti i lavori di qualità, di allenamento, di allenanti. E l'ultima parte che è il defaticamento, che dura 10 minuti e fatto ad alta cadenza. Sono già passati 2 minuti. Ora ci accingiamo a fare la prima parte, siamo già nello smart warm up, che consta di 2-3 minuti a fondo lungo. Poi ci saranno seguiti da 8 minuti in cui bisognerà alternare 10 secondi alla soglia, 100 rpm, e 50 secondi al fondo lungo a 80 rpm. Molto importante perché bastano addirittura pochi minuti, come vedete 10 minuti, per raggiungere uno stato di attivazione muscolare ottimale per svolgere poi i lavori. Quindi per chi ha poco tempo non c'è nulla di più idoneo. Adesso abbiamo ancora 20 secondi e poi possiamo iniziare con gli 8 minuti alternando 10 secondi soglia a 100 rpm e 50 secondi fondo lungo a 80 rpm. Ancora 5 secondi così, belli agili, concentrati. Ok, mettiamo giù il rapporto, facciamo soglia. Recuperate. Importante quando andiamo a fare 10 secondi di soglia o qualsiasi intervallo ad alta intensità, curare la respirazione, quindi nei 5 secondi che si precedono, inspirare. Quando si comincia a fare la ripetuta, espirare. In questo modo permette di rilassare le spalle, avere più spinta sui pedali. Adesso siamo al fondo lungo, fondo lento. Ancora 10 secondi così. Tra 5 secondi possiamo iniziare la soglia. Speriamo. Soglia. E recupero. 80 rpm. Abbiamo già fatto la seconda. Sempre concentrati sulla pedalata, che deve essere bella rotonda, molto regolare. Anche il cambio rapporto deve avvenire molto omogeneo, senza interruzioni di pedalata. Adesso facciamo insieme ancora la terza. Prepariamoci, inspiriamo. Soglia.
e recupero 80 rpm. Comunque anche nella fase di recupero sempre respirazione da curare, respiri ampi, profondi. La durata di questa seduta sarà di circa 45-50 minuti, comprensiva di defaticamento e riscaldamento appunto, quindi breve ma molto qualitativa. Ancora 3 secondi, soglia. Vediamo. Prima ho letto sul gruppo una domanda che faceva un membro del gruppo che chiedeva come mai alle gare arrivo sempre poco affaticato, quindi fresco. Come posso fare per arrivare più stanco? Io, cioè, è meglio arrivare più freschi che... Adesso ve lo spiego dopo che cominciamo 10 secondi. Ok. Apriamo. È molto più facile come risposta, perché di dire arrivo troppo stanco, quello che ha da fare, c'è poco da fare, non è questione di allenamento o meno, questione di cercare gara dopo gara di alzare l'asticella sempre di più e arrivare proprio al proprio limite, perché se si arriva poco stanchi significa appunto che si è andati col freno a mano tirato, come si dice. Quindi questo è il consiglio. Ancora 5 secondi e facciamo la sesta ripetuta, soglia, via. Ok, recuperiamo. Notate come in pochi minuti questi smart warm up, come li chiamiamo noi, permettono di arrivare proprio allo stato di attivazione muscolare idoneo, così poco tempo. Si vede perché sto sudando parecchio. Ricordatevi anche sempre di tenervi idratati, sessioni come queste. Bere poco ma spesso, perché anche se su sessioni anche inferiori all'ora la sudorazione è veramente copiosa. 10 secondi in soglia. Ok, proviamo. Adesso abbiamo ancora l'ultima ripetuta. Quindi è buona cosa in caso di ambiente molto caldo di mettere una borraccia, aggiungere un po' di sali minerali, o anche più semplicemente aggiungere un po' di normale sodio da cucina, che permette e aiuta a assorbire di più l'acqua, quindi a stare più idratati. Bene anche inserire magari un po' di carboidrati tipo maltodestrine, che aiutano ulteriormente ad assorbire i liquidi. Ultimi 10 secondi. Ok,
Proviamo. Adesso ci aspetta il blocco centrale. Allora, consiste in due lavori. Uno piramidabile, che con due serie da 6 minuti, in cui alterniamo 30 secondi soglia a 90 rpm, 30 secondi fondo lento a 70 rpm, un minuto soglia a 90 rpm, 2 minuti al fondo medio 80 rpm, ancora un minuto al fondo lungo a 70 rpm, 30 secondi soglia 90 rpm e infine 30 secondi fondo lungo a 70 rpm. Tra queste due serie recuperiamo 5 minuti al fondo lungo. Poi l'ultima serie consta di 5 minuti in cui alterniamo 15 secondi anaerobico a cadenza libera, 1 minuto e 45 al fondo medio a 80 rpm e una progressione fino a 2 minuti soglia a 90 rpm e 1 minuto massimo consumo di ossigeno a 100 rpm. Questo permette a chi ha gare anche ciclocross nel mese di dicembre di avere quel richiamo di massimo consumo di ossigeno che permette un po' di avere comunque buone prestazioni. Ora 15 secondi, poi iniziamo il piramidale con i 30 secondi soglia della prima serie da 6 minuti. Ricordiamo 90 rpm. Ok, via. Secondi così, curiamo sempre la respirazione. Ancora 10 secondi. Cinque, due, uno, fondo lungo, 70 rpm per 30 secondi. Fondo lungo a 70 rpm consente di richiamare un po' la forza in modo leggero ma comunque non marginale. Guarda, 5 secondi e poi facciamo un altro minuto a 90 rpm la soglia. Sembra un allenamento impegnativo già per essere primo mese, ma in realtà per il gruppo Max non c'è niente di più ideale, perché appunto c'è chi ha gare subito, quindi periodo invernale, quindi deve essere già pronto. Nel caso qualcuno volesse andare in forma più tardi, basta che si tenga nella parte più bassa delle zone. In questo modo soffre meno, ma comunque i minuti di soglia non sono tantissimi. Ancora secondo, ok, fondo medio 80 rpm per 2 minuti. Fondo medio è un relativo recupero, in realtà non è un recupero, però è molto qualificante. Cercate di avere con voi un asciugamano nelle vostre sedute, perché insomma, come potete vedere, si asciuga parecchio, quindi è importante asciugarsi anche nei minuti di recupero. Cercate di bere poco ma spesso. Ad esempio, oggi ho utilizzato una borraccia di acqua, un pizzico di sale da cucina e circa 1 grammo, una soluzione al 5% di maltodestrina, quindi
su 500 ml mezzo litro circa 25 grammi di maltodestrina per ottimizzare l'assorbimento dei liquidi. Siamo sempre al fondo medio 80 rpm. Ancora 30 secondi e poi un minuto fondo lungo a 70 rpm. Respirazione sempre ottimale deve essere. Ok. Adesso fondo lungo a 70 rpm, che in realtà la forza applicata ai pedali, parlo di forza non di potenza, è molto simile all'intervallo che abbiamo fatto a fondo medio 80 rpm, poiché eliminiamo la cadenza e anche l'intensità, però a livello di forza applicata la differenza è minima. Ancora 30 secondi, poi faremo i 30 secondi in soglia, 90 rpm e infine 30 secondi a fondo lungo a 70, fondo lento a 70 rpm. Ok, prepariamoci al cambio di ritmo, vediamo il rapporto, ancora 5 secondi, 1, soglia. Mi raccomando la respirazione, vai ancora, vai 10 secondi, forza, 5 secondi, 3, ok, fondo lungo 70 rpm, poi abbiamo finito la prima serie. Vi ricordo che abbiamo 5 minuti al fondo lungo per recuperare. La cadenza è libera, però consiglio, adesso cominciamo, consiglio appunto di mantenersi agile. Agilità perché il muscolo viene maggiormente ossigenato con cadenze più alte. Cadenza da tenere, vanno benissimo le 100 rpm che sono facili da tenere. E qua sempre respirazione, se vogliamo un attimo buttare giù due denti, alzarci sui pedali per cambiare posizione, fatelo pure che aiuta un po' a sgranchirsi. Perché star tutti sempre nella stessa posizione statica dei rulli può creare qualche problema dove appoggiamo sulla sella, quindi va bene cambiare muscolatura. Per esempio quando si sta in piedi vengono interessati maggiormente i glutei, quindi la parte posteriore, e il vasto mediale, il muscolo che è qui. Da seduti viene invece utilizzato di più il vasto laterale, la parte centrale del quadricipite. Ovviamente l'attivazione c'è sempre in tutti i muscoli, ma in misura maggiore o minore. Sempre agili. Tante volte mi viene domandato sul gruppo cosa fare, come recupero dopo una gara. Ovviamente dipende dal grado di intensità della gara. Basti pensare che a livello muscolare ci vogliono, per recuperare abbastanza ottimamente, 48 ore, quindi 2 giorni minimo. Quindi
vi consiglio non di riposare il giorno dopo, perché è quasi peggio. Meglio fare un giorno di scarico dopo la gara, un'ora, un'ora e mezza, al fondo lungo, fondo lento, agile, molto agile, perché aiuta il nostro corpo a rilasciare cortisone naturale, glucocorticoide, che prodotto naturalmente dal corpo permette di sfiammare il muscolo, quindi accelerare il recupero. Non a caso dopo una tappa dura del tour si vedono atleti che fanno mezz'ora di defaticamento sui rulli, perché dimezzano il tempo di smaltimento dell'acido lattico. Quindi fare il giorno dopo un recupero e poi fare uno o due giorni di riposo assoluto, che a seconda dell'intensità della gara. Se è una gara dolomitica, gran fondo dolomitica, non è il caso del gruppo Amax, sono necessari anche 3-4 giorni. Per il gruppo Amax invece è più un recupero a livello muscolare, più che di substrati energetici, cioè carboidrati, glicogeno persi. Quindi bastano 2-3 giorni. Tanto siamo già a 3 minuti e mezzo del recupero tra le due serie. Ricordo che si ripete i 6 minuti della seconda serie piramidali, in cui alterneremo 30 secondi soglia a 90, 30 secondi 70 rpm a fondo lento, 1 minuto soglia a 90 rpm, 2 minuti fondo medio a 80 rpm, ancora 1 minuto fondo lento a 70, poi abbiamo 30 secondi in soglia a 90 e 30 secondi a fondo lento a 70. Abbiamo ancora 50 secondi di recupero. Questo è un lavoro abbastanza impegnativo, ma per il gruppo in cui siamo, quindi a Max, il momento della stagione è ideale, insomma. Sempre belle agili, concentrati. Importante che avete ben a mente cosa fare, perché fare, per cosa fare, perché il cervello facilita. Se noi imponiamo uno stimolo dal nostro cervello, lo stimolo parte dal nostro cervello, muscolarmente abbiamo più performance, più migliore, facciamo un miglior lavoro, ok? Adesso sono 30 secondi di soglia, 90 rpm. Ancora 10 secondi così. 5. Bravo. E 30 secondi. Speriamo, 70 rpm, fondo lento. Ricordiamo che questo è un recupero dal punto di vista dell'intensità, ma non nel contesto di questa serie, perché è un recupero qualificante che aiuta comunque a stimolare la forza. Ancora 3 secondi, poi 1 minuto di soglia, 90 rpm. Ora. Se necessario buttate giù qualche dente. Dovete sempre essere composti sulla bici, se avete maggiore efficienza, quindi migliore spinta. Dai, dai, 5 secondi ancora. Ok. Adesso alleggeriamo il rapporto, 80 rpm, 2 minuti a fondo medio.
siamo al culmine della piramide e adesso andremo in regressione. Altra domanda molto ricorrente è quella: c'è una settimana di carico, una gara importante o più gare importanti una settimana di fila all'altra, come comportarmi? Allora, per non far sempre una settimana pre-gara che risulta ripetitiva, molto utile fare un carico fino al mercoledì, il giovedì del giorno prima della settimana della gara, quindi fare una seduta resistenza fino al giovedì e poi fare uno scarico. Quindi puoi fare allenamento di forza al martedì o mercoledì o di cardio e poi concludere con una seduta di resistenza. Magari a volte, se al mercoledì, si può anche combinare resistenza e intensità e poi scaricare il venerdì e sabato. Magari il venerdì riposo un'ora tranquilla, fondo lungo agile, e sabato uno scarico pre-gara, quindi con un po' di attivazione. Ora 30 secondi al fondo medio 30 rpm, poi iniziamo il minuto a 70 rpm al fondo lento. Cambiate anche, oltre alla posizione sui pedali, cercate di cambiare anche le mani sulle manopole, aiuta un po' a usare leggermente qualche muscolo diverso. 5 secondi. Ok, possiamo iniziare il fondo lento, 70 rpm. Ricordo che dopo questo saranno 30 secondi in soglia a 90 e 30 secondi ancora al fondo lento a 70 rpm per concludere la regressione della piramide e quindi 6 minuti di serie. Come potete sentire, che il muscolo viene comunque sollecitato anche se siamo al fondo lento, perché la cadenza è bassa. Ancora 20 secondi. Cerchiamo sempre di rimanere composti sulla bici. 3 secondi. Soglia, 30 secondi a 90 rpm. Ancora 10 secondi così. Poi prepariamoci al fondo lento a 70 rpm. Ok. RPM. E dopo un meritato recupero al fondo lungo di 5 minuti agile. E poi vi espongo un po' la mia opinione su alcune domande che ci continuate a fare sul gruppo. Ok. Belli agili. Iniziamo in 5 minuti. Ecco, una cosa che tra gli amatori viene sempre sbagliata è il rapporto da utilizzare. Siccome si tende sempre a emulare i professionisti, erroneamente, perché i motori in campo sono diversi, si tende sempre a utilizzare rapporti, possiamo dire, sovrumani, quindi 53-11 dietro 39-25-27, però purtroppo, ahimè, siamo persone umane, quindi quando abbiamo una salita al 9% rischiamo di fare, più che dell'agilità in salita, un potenziamento. Infatti sono andato a vedere la maratona delle Dolomiti, dove c'era anche Gerardo, e sul passo del Giau le pendenze sono parecchie volte sopra il 10%, persone che
veramente sembrava di vedere un potenziamento continuo. Quindi cercate di non utilizzare rapporti esagerati, ma consiglio vivamente di usare, di montare sul proprio mezzo una compact, magari dietro anche un 30, tanto nessuno vi critica, ma anzi vedrete che andrete molto meglio, perché vi permette di sviluppare anche su pendenze elevate cadenze di 80, 70, oltre le 70-80 RPM, quindi vi aiuta muscolarmente, soprattutto una gara lunga, a arrivare molto più freschi a livello muscolare, quindi ve lo consiglio. Intanto abbiamo già fatto 2 minuti di affaticamento, recupero tra le serie, e vi ricordo che tra 3 minuti iniziamo l'ultima serie, che è una serie unica, quindi secca, che è abbastanza impegnativa, sembrerà un po' troppo per il periodo, ma appunto, come ribadito prima, essendo unica, comunque è valida soprattutto per la Max, perché molti di voi fanno gare già a dicembre, e quindi un richiamo del massimo consumo di ossigeno vi aiuta a mantenervi su livelli comunque alti, però non esagerare e alzare la condizione. Consiglio di, per chi volesse, come detto prima, andare in condizione più tardi, tenersi sulla zona bassa, quindi massimo consumo di ossigeno mettiamo che sia a posto tra i 330 e i 350, 360, tenetevi sempre sui 330 e non voler strafare. E comunque, avendo molto recupero, non c'è rischio di andare troppo in forma troppo presto, come tra l'altro hanno dimostrato molti quest'anno, che hanno avuto il picco verso aprile-maggio, anche in Amax. Ok, ancora 1 minuto e mezzo agili, blocchiamoci un po' le gambe, cambiamo posizione. Magari rilassiamoci anche un po' a livello delle spalle. Beviamo qualcosa, un po' di acqua. Ancora 1 minutino. Dopo le sedute cardio, ovviamente sono corte, però il consumo soprattutto glucidico, quindi carboidrati, di glicogeno è molto più elevato delle sedute normali, quindi non abbiate paura magari la sera del giorno prima a mangiare qualcosa di più, perché comunque viene consumato tutto, a differenza di sessioni molto più blande. Ok, ricordiamo che la soglia, dalla soglia in su, vengono consumati maggiormente, in misura quasi totale, carboidrati. Ancora 20 secondi e poi facciamo la prossima serie, che è 15 secondi anaerobico, 1 minuto e 45 fondo medio 80 rpm, 2 minuti in soglia 90 rpm, 1 minuto al massimo consumo di ossigeno a 100 rpm. Ok, via. Ok, fondo medio 80 rpm per 1 minuto e 45. Mi raccomando, non rallentate, non smettete di pedalare, perché è un simile recupero, ma non è un recupero, quindi bisogna sempre tenere in tensione, quindi state sul fondo medio basso, non oltre. Con 15 secondi anaerobico si ha poco accumulo di acido lattico, quasi, quindi è un lavoro relativamente impegnativo. Ancora 1 minuto, fondo medio,
magari sorseggiato un po' di acqua. Poi abbiamo 2 minuti soglia, sempre tenetevi sulla soglia bassa, 90 rpm, e la progressione finisce col minuto al massimo consumo di ossigeno. Ancora 20 secondi. Ok, soglia, 90 rpm. Due minuti così, eh. Comando a tenere sempre la potenza costante, più costante possibile. Ricordo che dopo questa serie sarà recupero, quindi defaticamento, quindi breve ma intensa per il finale. Intanto è passato 1 minuto. Sempre respirazione curata. Trenta secondi. Preparatevi perché c'è 1 minuto di cambio di ritmo, massimo consumo. 100 rpm, quindi non è finita. Respirate e via 100 rpm. Ultimo minuto, dai. Farete te, mani sotto. Ancora 30 secondi, dai, dai. Che ci siamo. Dieci. Tre. Due. Uno e ok. Alleggerito il rapporto. Ok, adesso aspetta il defaticamento. Sono 5 minuti al fondo lento, più altri 5 minuti al fondo lungo. Vi consiglio di andare molto agili, torno alle 90-100 rpm, e per questo vi lascio da soli, che non avete bisogno di me. Faccio i complimenti perché avete fatto un ottimo allenamento, solo il primo del mese, ma sono sicuro che andrete sempre meglio. Ciao a tutti!